La riforma sanitaria regionale voluta dall'assessore Massimo Russo non ha prodotto gli effetti sperati. I cittadini continuano a definire inadeguato l'attuale sistema con servizi spesso inefficienti e gli sprechi restano all'ordine del giorno, alla faccia della spending review che allo stato attuale penalizza soltanto l'utenza. La CISL di Messina questa mattina ha chiamato a raccolta i manager della sanità locale e gli esperti del settore per riaccendere i riflettori sulla riforma. Ancora oggi i bisogni della sanità vengono rivolti soprattutto e principalmente alle strutture ospedaliere che sono state ridimensionate, che sono state modificate nella loro offerta della sanità, ma è una sanità questa che costa. Di contro poi continuiamo ad assistere a una serie di sprechi non indifferenti che vengono mantenuti e alimentati, perché purtroppo la politica nel settore sanitario continua a farla da padrone e a non orientare le poche risorse che ci sono all'offerta del servizio, ma agli interessi che possono essere di vario tipo, ma che comunque penalizzano sempre i cittadini. Il giudizio del cittadino nei confronti della sanità pubblica è spesso negativo. Ci troviamo in piena campagna elettorale in Sicilia, ma fino a questo momento non ci sembra di vedere da parte dei vari candidati qualche progetto per questa inversione di tendenza. No, questo è uno dei motivi per il quale noi abbiamo ritenuto oggi di fare questa iniziativa e di farla in assenza della politica, perché non abbiamo bisogno di passerelle e di teatrini, proprio per accendere i riflettori su un settore delicatissimo, importantissimo, fondamentale per la popolazione e che, come diceva lei, in questo momento non trova cittadinanza nella campagna elettorale. E se non lo trova nella campagna elettorale, siamo certi che a cose fatte poi l'interesse viaggia su altri canali.